Secondo lei in Italia è ancora necessario o è soprattutto necessario parlare di un dimagrimento dello Stato e di un abbassamento della pressione fiscale, oppure lo Stato è ancora un'entità intoccabile? Sicuramente è necessaria una riduzione della pressione fiscale, soprattutto sul lavoro. E quindi una redistribuzione del peso più sulla proprietà e meno sul lavoro. Per quanto riguarda la spesa pubblica, innanzitutto dobbiamo passare a un aumento dell'efficienza della spesa pubblica, perché è vero che altri paesi spendono di più, ma spendono di più e fornendo dei servizi estremamente validi ai cittadini. Da noi invece si spende tanto e molti servizi non vengono dati, quindi qual è il ruolo ad esempio del sussidio all'editoria? Noi possiamo mantenere un'ottima assicurazione sanitaria senza sussidiare l'editoria, quindi c'è ampio spazio per tagli, dopodiché ci sarà un dibattito nel futuro su qual è la dimensione ottimale della spesa, però se noi aumentiamo la spesa senza riqualificarla e renderla efficiente, non facciamo che buttare via soldi. C'è un gap anche dal punto di vista proprio culturale delle imprese in Italia nel rischiare con mezzi propri, nell'appoggiarsi invece un po' troppo allo Stato? Sì, ma questo gap è il risultato di continui sussidi, cioè gli imprenditori fanno quello che è nel loro interesse e cercano sempre i modi più semplici per guadagnare. Se il modo più semplice è chiedere soldi allo Stato, faranno in questo modo. Grazie mille.